Nelle favole di La Fontaine, gli aironi sono degli uccelli dal lungo becco inserito su un lungo collo. Questi grandi trampolieri vivono sulle rive dei fiumi, nelle paludi o negli stagni. I due abili pescatori che vedremo sono tipici della Camargue, una bellissima regione francese. Alto sulle sue zampe, l'airone cinerino cammina lentamente nell'acqua poco profonda. Ha un'andatura regale ed è alto 90 centimetri. Pescatore nato, è sempre alla ricerca di qualche pesciolino. La sua testa è armata di un becco aguzzo e tagliente che usa come un pugnale per acchiappare le prede. Gli occhi scrutano senza sosta la superficie e appena scorgono un pesce imprudente, il collo scatta verso il basso come una molla. Mancato. L'airone cinerino è paziente, goloso e di bocca buona. Al di là della sua dieta abituale di pesce fresco, gradisce anche ranocchie e topi di campagna, che all'occorrenza cattura nei campi. Fare toilette per l'airone è facile. Si cosparge di una polvere prodotta dalle piume del suo petto, che rende impermeabili le sue penne. Per passare la notte e costruire il nido, questo grande uccello preferisce gli alberi. I genitori allevano da 3 a 5 piccoli su una piattaforma di rami secchi. A 2 mesi i piccoli cominciano a volare e lasciano il nido. In volo, il collo dell'airone è sempre retratto a formare una S fra le spalle. L'airone rosso è più piccolo del suo cugino cinerino di 10 cm. E il suo piumaggio grigio scuro ha striature rossicce e nere. I suoi spostamenti sono così lenti che a prima vista sembra immobile. Ama le zone umide dei canneti, dove nidifica al suolo. Il suo becco proteso in avanti ha trafitto nell'acqua un malcapitato pesce. Con questa tecnica pesca lasche e tinche, ma cattura anche molte rane, rettili e larve di insetti. Ha una sagoma sottile e angolosa e da buon uccello migratore può percorrere in volo lunghe distanze. In autunno, infatti, lascia la Camargue, dove nidifica, per raggiungere la sua residenza invernale, sotto il caldo sole dell'Africa.
Ovunque ci sia uno specchio d'acqua, sia che si tratti di un lago, di uno stagno o di una palude, troviamo le anatre. Di anatre ne esistono moltissime specie, dalle forme e dai colori più diversi. Eppure, tutti le riconosciamo a prima vista. Le anatre nuotano bene, hanno le zampe palmate, il collo di lunghezza media e il becco largo e piatto. Ogni anatra si procura il cibo in modo diverso. Il mestolone, ad esempio, filtra l'acqua in superficie, mentre la folaga è un'anatra tuffatrice e cerca sott'acqua le sue prede. L'ora di pranzo viene quella della toilette, che certo serve alle anatre per liberarsi dalla sporcizia annidata fra le piume, ma esse approfittano dell'occasione soprattutto per spalmarsi le penne di una secrezione impermeabilizzante. È importante quando si passa tanto tempo nell'acqua. Gli anatroccoli sono in grado di entrare in acqua appena usciti dal guscio. E in effetti la cosa è meno sorprendente di quel che sembra. Per un'anatra nuotare non costituisce certo uno sforzo. Oltre all'ampiezza del petto, il considerevole volume dell'aria contenuto nelle piume le permettono di galleggiare naturalmente. Le anatre sono ottime madri e non perdono mai di vista i loro piccoli. Al minimo allarme chiamano gli anatroccoli perché si raggruppino intorno a loro. Anche se questa nutria non rappresenta un vero e proprio pericolo, meglio essere prudenti e battere in ritirata. Le anatre vegliano sui loro piccoli fino a quando non sono in grado di volare, cioè dopo circa 60 giorni dalla nascita. Ai primi freddi, alcune varietà di anatre migrano verso regioni più calde, mentre altre, come il famoso Germano Reale, trascorrono l'inverno in Europa. Le antilocapre abitano l'America da tempi antichissimi. I loro antenati popolavano quel continente da molto prima dell'arrivo dell'uomo. Quando i primi coloni bianchi migrarono in lunghe carovane verso l'ovest degli Stati Uniti, incontrarono milioni di antilocapre, che ben presto sterminarono, così come fecero con i bisonti. L'antilocapra somiglia a un'antilope, ma ha le dimensioni di un capriolo,
Il muso ricorda quello di una pecora, ma ha gli occhi grandi come quelli del cavallo. Ha la coda corta dei cervi, ma gli zoccoli appuntiti del muflone. Decisamente l'antilocapra non somiglia a nessun altro animale. I maschi hanno corna forcute lunghe circa 30 cm, mentre le femmine le hanno molto più piccole, o ne sono addirittura prive. Nel periodo dell'accoppiamento, i maschi vegliano su un gruppo di 3 o 4 femmine, raramente di più. Ciascuna dà alla luce 2 gemelli, in casi eccezionali anche 3. Appena nati, i piccoli pesano un paio di chili. Passano le prime settimane di vita nascosti nell'erba, invisibili allo sguardo dei predatori. Dopo 2 settimane, i cuccioli raggiungono il resto del branco, mentre la madre continua ad allattarli. Le nascite avvengono nel mese di giugno e alla fine di luglio, e i piccoli hanno già delle minuscole corna. Nei mesi caldi, le antilocapre vanno ad abbeverarsi ogni giorno, mentre durante il resto dell'anno le piante grasse forniscono da sole i liquidi necessari al loro organismo. È il lupo, il nemico naturale dell'antilocapra. Non appena avvista un pericolo, l'antilocapra rizza i peli bianchi sul posteriore, dando così al resto del branco il segnale di fuga. Le antilocapre sono animali fatti per la corsa, possono raggiungere punte di 65 km l'ora e i lupi quindi costituiscono un pericolo solo per gli animali più giovani o per gli adulti malati. Passato l'allarme, le antilocapre ritrovano la calma e il branco si ricompone. Ogni anno il rivestimento delle corna dell'antilocapra cade, lasciando apparire la base ossea su cui nel giro di alcune settimane cresceranno le nuove corna. L'antilocapra è il ricordo vivente di un tempo in cui i cervi senza corna pascolavano con dromedari dall'aspetto di giraffe. Ma mentre questi animali si sono estinti, l'antilocapra è arrivata fino a noi. Ed è un bene che l'uomo abbia cessato il massacro di questa specie, che decisamente non somiglia a nessun'altra. Ippotraghi sono grossi antilopi che brucano l'erba delle savane che si estendono dal Sahara meridionale fino alle immense pianure dell'Africa australe. Il corpo è massiccio e sul collo hanno una criniera spazzola a cui devono il soprannome di antilope cavallo. In Africa ne vivono 2 specie. La più comune è l'antilope roana. Ha le corna corte, le orecchie lunghe e il muso nero che termina con una mascherina bianca. Per abbeverarsi si uniscono senza problemi ad altre varietà di antilopi, come i damalischi. Gli ippotraghi si difendono con coraggio in caso di attacco e la leonessa è sola davanti a tutte queste corna affilate. Il branco fugge per prudenza. Le antilopi hanno il passo pesante ma molta resistenza e questo basta per scoraggiare i loro nemici. I
branchi sono formati da 10-20 esemplari. Le femmine sono guidate da un maschio dominante. Gli adulti offrono volentieri un passaggio sul dorso ai guardiabuoi che li liberano dai parassiti. Il maschio si accoppia regolarmente con le sue femmine e le custodisce gelosamente su un vasto territorio. L'ippotrago maschio misura 1,5 metri al garrese, e cioè dallo zoccolo alla sommità della spalla. Un unico piccolo viene messo al mondo dalla madre, lontano dal gruppo, fra i cespugli che lo proteggono dai predatori. Dopo le ore calde della giornata, che trascorre poppando all'ombra, il piccolo viene portato ogni sera ad abbeverarsi. Se è un maschio, verrà scacciato dal gruppo all'età di 5 o 6 anni e partirà alla conquista del proprio territorio. Nelle savane arboree del Sudafrica e dell'Angola vive l'ippotrago nero. Le sue lunghe corna possono superare 1,5 metri, considerate per molto tempo un magnifico trofeo di caccia per la loro bellezza, esse hanno quasi causato l'estinzione di questa specie. L'ippotrago nero oggi è protetto in molti paesi e i maschi adulti possono così tranquillamente scorazzare per il territorio alla ricerca di un branco di femmine. Le aquile sono probabilmente fra i migliori cacciatori che ci possa capitare di osservare in natura. Dalla punta degli artigli a quella del becco, tutto in loro è stato progettato per la caccia. Il becco è corto e la mandibola superiore è dotata di un bordo tagliente. Il becco dell'aquila, quando si chiude, ha la stessa efficacia nel tagliare di un paio di affilatissime forbici. La vista è acutissima. Noi possiamo vedere quello che vede un'aquila solo con un binocolo che ingrandisca l'oggetto fino a 6 volte. Le zampe sono un'altra temibile arma di quest'uccello rapace. Servono ad afferrare le prede di cui si nutre. E sono munite di lunghe unghie forti e affilate, gli artigli. Ogni specie d'aquila ha un'ala caratteristica particolarmente adatta alle sue esigenze. L'aquila reale, così come l'aquila di mare, ha un'apertura alare di circa 2 metri. Più modesta quella del falco pescatore, che raggiunge solo 1,30 metri. Tutte le aquile sono molto abili nel volo e sanno sfruttare a meraviglia i venti per planare, ma sanno anche raggiungere in volo i 150 km l'ora. Le aquile si costruiscono nidi inaccessibili, generalmente sistemati in alto sulla cima degli alberi o in anfratti rocciosi. Le coppie sono fedeli e unite per la vita, e per tutta la loro esistenza faranno sempre ritorno allo stesso nido. Ogni anno la coppia lo consolida con l'aggiunta di nuovi rami.
Un nido può misurare facilmente 2 metri di diametro. Le aquile sono animali poco prolifici. Ogni coppia non depone generalmente più di 3 uova. Le aquile sono dei temibili predatori. Attaccano la preda di sorpresa, piombando su di essa dal cielo e non lasciandole nessuna possibilità di scampo. L'aquila reale si nutre principalmente di marmotte, di lepri e di topi, ma ha forza sufficiente per sollevare anche un giovane agnello. Questi rapaci hanno sempre affascinato l'uomo, soprattutto l'aquila reale, diventata simbolo di forza e di invincibilità. Oggi però, sia l'aquila reale che l'aquila di mare, come tutti gli altri grandi rapaci, sono in pericolo, minacciati dall'inquinamento e dalla distruzione del loro ambiente, pur svolgendo in natura un'importante funzione regolatrice. La loro scomparsa sarebbe una catastrofe ecologica senza precedenti. Una grossa testa, 2 grandi orecchie guarnite di lunghi peli. Occhi neri contornati da una sottile peluria grigio-argento, la stessa che vediamo anche ai lati del muso. Zoccoli larghi e voluminosi. Questo è l'asino del Poitou. Ma quello che lo caratterizza è sicuramente lo strano mantello marrone rossiccio dei lunghi peli ondulati. Nel secolo scorso, gli asini di questa regione della Francia erano molto diffusi. A quei tempi, possederne uno era segno di grande ricchezza. Pur essendo animali fortissimi in grado di tirare pesanti carretti, essi venivano utilizzati soprattutto per la procreazione di muli e mule. Infatti, i piccoli nati dall'accoppiamento fra un asino e una cavalla si chiamano muli, e quelli nati dagli asini del Poitou erano famosi in tutto il mondo. Oggi, però, mezzi più moderni, anche se molto meno simpatici, hanno sostituito le bestie da soma. E l'asino del Poitou sarebbe solo un ricordo sbiadito come una vecchia cartolina se gli appassionati della razza non avessero fatto di tutto per salvarla. L'asino del Poitou è di taglia rispettabile, misura 1,50 m al garrese, cioè dallo zoccolo alla base del collo, e pesa mediamente 350 kg. Dopo una gestazione di 375 giorni, l'asina dà alla luce un asinello pieno di energia. Alto circa 80 cm, si muove ancora incerto sulle zampe troppo grosse. Il mantello, molto scuro, è ricciuto e lanuginoso. Thank you.
non strigliati, finiscono per aggrovigliarsi, formando lunghe ciocche infeltrite. L'asino del Poitou era famoso, poi, superato dal progresso, ha rischiato di scomparire. Per fortuna, oggi scampato al pericolo di estinzione, rallegra ancora le campagne della sua zona d'origine.